Bella a tutti ragazzi, l'Oxiderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Durante le mie partite in ladder mi capita troppo spesso di subire un attacco violentissimo da parte di una combo che si sta rivelando pazzesca. Parlo del Cavaliere Nero e del Gigante Royale. Ho voluto quindi cercare un deck che li esaltasse a pieno e che potreste utilizzare in ogni arena. Come vedete, la combo è lì a sinistra, il tutto condito con delle carte che danno una mano più che altro per evitare che ci siano troppe truppe avversarie ad attaccare o il nostro gigante o il nostro cavaliere. Parlo del barile goblin, parlo del principe, del goblin cerbottaniere, della princess e poi ovviamente abbiamo in difesa anche orda di scheletri e pipistrelli. Andiamo a vedere come si comporta il ladder. Vi ricordo che non ho né l'orda di scheletri né la princess maxati, quindi vediamo. Contro bambino delle QG. Sempre subito con una strega. Subiremo un po' qua. Uno di cavernicoli per lui. Serve un barile cortissimo che non venga agganciato in modo da poter togliere almeno il primo lurido e anche il secondo. Bene così il cerbottaniere. Peccato che perdiamo subito una torre con questo fast attack, ma non ci dobbiamo preoccupare assolutamente. Oh mio Dio, con la nuova spada specchio vedo che stanno utilizzando in tantissimi la carta, la carta specchio, e si rivela veramente molto molto interessante. Anche qui ovviamente, come state vedendo, il mio gran cavaliere non è assolutamente maxato, ma semplicemente a livello 10. Princess di nuovo. O Grider. Andiamo a togliere il cerbottaniere. Riusciamo anche in qualche modo ad arginare l'attacco dello Grider, poi veniamo counterati senza nessun problema da un barile barbarico. Goblin cerbottaniere sulla sinistra a fermare, si riparte con il barile goblin, anche questo non maxato. Riusciamo in qualche modo a dar fastidio, 1741. E qui andrei a fermare il tutto con un'orda di scheletri che, come vedete, anche se non è maxata, si comporta comunque molto molto bene. Attenzione perché un boscaiolo con la furia potrebbe diventare veramente allucinante come attacco da difendere. Princess di nuovo. Goblin cerbottaniere per noi. Vediamo se locca il suo cerbottaniere. E partiamo con l'attacco. Come vedete, molto fastidioso questo attacco. E riusciamo ad andare un attimo a pareggiare i conti. Considerate che non ha ancora fatto un attacco serio. Lui potrebbe giocare i luri di cavernicoli adesso. Andiamo a fermare. Riusciamo in qualche modo anche qui ad evitare il problema. Questa sua giocata potrebbe esserci comoda per un eventuale attacco con il nostro barile. Non esagererei. Fermiamolo. Perfetto. Potrebbe giocarne un altro, eh? Gigante Royale molto alto. Pericolosissimo. Potrebbe essere un buon comeback. Attenzione, perché lui adesso andrà ad attaccare. Serve obbligatoriamente fermare questo Grider. E poi di nuovo con il Gigante Royale molto alto. Lui fa molta fatica, come vedete, ad andare a difendere. C'è uno Grider, ma noi riusciamo con la velocità del Gigante Royale a fare un comeback pazzesco, nonostante abbia delle carte bassissime, e a portarci a casa il primo game. Molto molto bene. Avanti ancora contro Hikmat del clan Azerbaijan. Mamma mia, che comeback ragazzi. Obblighiamolo a counterare subito la princess. Oddio. Oh, peccato averlo sbagliato di un quadratino. Qui abbiamo subito tantissimo, però anche lui. Deve stare lì sopra per counterare. Vediamo se sono abbastanza veloci e mi aiutano.
Barile Goblin molto alto. Tieni, tieni, gran cavaliere, tieni, gran cavaliere. Bene così, Goblin, bene così, Goblin. Non ha molto Elisir. E qui abbiamo riportato anche qua un attimo la situazione in una situazione di parità. Perfetto, il Valchirone che non riesce ad attaccare. Serve che questa Princess mi aiuti insieme alla torre. Andiamo un attimo a fermare, andiamo un attimo a fermare. Devastante, ragazzi, l'orda di scheletrini che non permette di attaccare. Lui dovrebbe counterarli, in teoria, a meno che non gliene frega niente. Subisce un po' di danni. Beh, attenzione, questi danni fanno male, eh. Fanno male, eh. Ok. Adesso sì che la situazione è tornata un attimino in parità. Pronto con il Gran Cavaliere. Lo giochiamo adesso. Non possiamo subire danno dal suo stregone. Forse si è arreso, attenzione! E invece no, gioca un Gran Cavaliere anche lui. Ma succede la stessa cosa di prima. E riusciamo a togliere la torre, quindi a giocare degli scheletri, degli pipistrelli. Pericolosissimi questi pipistrelli, perché se me li countera io sarò rovinato, ma in realtà non lo fa e quindi vanno a mangiarsi letteralmente il Gran Cavaliere. Adesso potrebbe essere tutta in discesa. Serve da impostare bene la difesa. Oh, porca miseria. Ok. Questa non me lo aspettavo. Cioè, lo scheletro gigante. Ovvio. Ovvio. Era scontato ci fosse uno scheletro gigante lì. Era scontato, era scontato, era scontato. Spingiamo con Royal. Forza, forza, forza. Assolutamente un'altra Princess dietro. Sarebbe comodo avere un Gran Cavaliere di nuovo. L'importante è che non attaccano le mie Princess. È l'unica soluzione che ho per potermi salvare adesso. Siamo in una situazione ancora di parità. Gran Cavaliere. Non si deve toccare la Princess, non si deve toccare la Princess. Il Royal. Serve, 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 serve subito il Royal. Liberi le Goblin. Pericolosissima adesso questa giocata. Oh, porca miseria. Oh, porca miseria, abbiamo perso. Porca miseria, abbiamo perso. Peccato, peccato! Peccato, peccato, peccato! Peccato! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, ragazzi. Ragazzi, stiamo mettendo una difficoltà incredibile ai nostri avversari. Io ve l'ho detto, se fosse stato maxato, questo deck farebbe dei danni molto più pericolosi. Subito Princess contro Denzel. Dei Veldhoven Ven Van Vinsum Van Den Van Regal Royal. Forza, Gran Cavaliere. Dietro il Cerbots. Ci serve per arginare un pochettino l'attacco. Perfetto, perfetto, perfetto. Non lo so, eh. Non entrerà come voglio io, ma ci proviamo. Tesla per lui. Tesla che si rivela veramente super efficace qua. Lasciamo andare, lasciamo andare, lasciamo andare. Gira davvero bene questo deck, ragazzi. Gira davvero bene. L'importante è capire. Forse è un po' forzato il principe. Vi chiedo di scrivermi nei commenti se secondo voi il principe va tenuto oppure no. Porca miseria. Devo per forza aspettarlo. Ottimo che in realtà abbiamo tenuto l'attacco sul mini pekka. Mamma mia, questo povero Gran Cavaliere quanto sta subendo. Mamma mia, mamma mia. Forza, Princess. Non può avere ancora... Invece ce l'ha. Oh, cazzo. Allora. Fermiamo un secondo. Non ha la zap. Barilozzo Goblazzo. Barilozzo Goblazzo. Non può giocare la Tesla che gioca. E vabbè, dai. Vabbè, questa è sfortuna, nel senso. Ma di cosa stiamo parlando?
Ma ti pare che può avere un boia? Ma ti pare che può avere un boia? Riparte col log? No? Esatto, è ovvio. Ha bruciato la princess, non la... vabbè, ma GG. No, vabbè, peccato. Che fatica. Princess. Forza, princess, aiutami un altro... Niente. Peccato. Però aspetta un attimo. Oh, porca vacca. Ma le ha specchiate. Ma che, come se possibile. Ok. Ferma il boia. Fermalo, Grider. Porca vacca, che fatica. Devo togliere quella Tesla. Caricare l'attacco. È troppo scomoda quella Tesla. Bravo, bello il predict! Bravo! Ma è ovvio, non è stupido, ragazzi. Non è stupido. Molto bravo. Gioco un altro grader, ho perso. Bravo. Qui non si tratta di errore, qua si tratta un altro predict con la palla di neve. Perfetto. Bravissimo, non gli si può dire nulla a questo giocatore. No, è perso. Ce l'abbiamo messa tutta, siamo stati dei leoni anche qua. Ma non si può forzare la mano troppo. Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! Per pochissimo! Non è importante aver vinto o aver perso, è importante avervi fatto capire come questo deck può diventare devastante! Gran Cavaliere, immagino che voi lo avete maxato! Princess, immagino che voi l'avete maxata, ragazzi! Stavamo giocando con 4 carte a livello 11 massimo! Incredibile! Io mi sono divertito! Spero che vi siete divertiti anche voi! Andremo avanti a maxare questo deck perché secondo me è molto molto interessante! Vi auguro di guardare alla grande anche tutti gli altri video di Clash Royale! Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao!